Salve a tutti e bentornati nuovamente con le avventure del nostro Monza. Siamo ufficialmente in crisi. L'episodio scorso si intitolava infatti Momento Giampaolo, quindi un po' come la situazione del Torino di Giampaolo. Oggi cercheremo di riprenderci, ragazzi, e di fare un po' meglio. Allora, vediamo che succede in ufficio. Il giocatore è tornato Prince. Questa almeno è una buona notizia. Allora. Lopez torna in panchina. Mettiamo Prince. Oddio, Cerciarotto ancora. Meglio non rischiarlo, ma fanno giocare. Gioca Lopez e riportiamo in difesa. Ayala che si va anche a riprendere la fascia di capitano. Allora Alvales, Ayala, perfetto. Perfetto, Giretti, Frattesi, Barilà. Il Malda è un po' stanco. Vabbè, giocheremo col Malda un po' stanco. Contro Luesca. Siamo quinti a 27 punti, 4 punti dal Bologna, che è secondo. Bologna che è secondo e tanti punti dal Levante, ragazzi. 9 punti dal Levante. Dobbiamo per forza vincere questa partita se vogliamo tornare ad avere dei sogni di gloria per arrivare nella Liga Serie A. Gara da non perdere, manca poco Chiamata in all'inizio, è panà, quarto davvero serie il momento della galera. verità, stiamo per Uno per serie cominciare. galera. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a Ok, distanza raga. anche sulle tribune. Bentrovati da Piero Gipardo e Stefano Stiamo io Lama con subito me per il sotto. commento tecnico. Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica, partita che promette grandi emozioni. Non è serata per Match registrare. di campionato che Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Nonostante il lag, 1-0 nel primo siamo quarto riusciti a d'ora. segnare. Speriamo che non laghi più. Questo mi succede ogni volta che fa un aggiornamento, come faccio la partita, lagga. Non so perché. Vabbè, mo segnato. Eccolo il replay del gol. C'è da sottolineare la palla filtrante con No, cui ha questo è proprio liberato il rubato. compagno al tiro. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella Infatti non ho distanza. fatto manco il balletto pennando perché Michel pensavo manco di Rico. segnare. Vai Ciciretti, Palla vai tirata sulla Ciciretti, metti parte. in mezzo, vai Ciciretti, che cacchio fai? C'è stata una deviazione, sarà Sì, rimessa con meno le mani. male. C'è stata la deviazione. Barilla Vai Barella! prova, vantaggio che comincia a Hai farsi capito forte. il Due gol da barometto? recuperare Che ora per t'ha gli avversari. fatto? È ancora presto però per Ma cantare vittoria. coglioni! Si fa dura per loro, ma anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare Non ci possono attenzione sti a non maledetti lag subirne ogni altri in 30 ripresa. secondi! Non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Stiamo vincendo 2-0. Si segna nelle altre partite, linea subito allo studio. Prima rete della partita per l'Hellas Verona. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo 16 minuti giocati. Perfetto, Ragazzi, grazie per il la tuo Samp al contributo. Verona. Due punto. Un karma di Gregor, fa cazzate, bravissimo. Vai Donati. Vai Frattesi. Gran palla. Vai Ciciretti. Vai Ciciretti. Gol solo Vai Ciciretti sfiorato, ma però. che occasione, Stefano. Però Parlerei più di errore perché? dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. No, assolutamente. Attenzione! Vedi Ed è come gol! segna Nando? Rete! Non vedi come segna Nando? Oh, adesso sì che ci riconosco. Azione del gol che merita di 3-0. essere rivista. Scioltezza. Contropiede micidiale, direi. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Ma fallito no, è Nando, è Nando. 20 gol in Liga Serie B, in Liga Serie Sergio B. Gomez.
Brunetto. Palla buona, che l'hai visto? Vai Frattesi. Ma quel pallone può dare pericolo. È Frattesi. E andiamo 4-0. E tutti a casa, raga. Oh, Monza è tornato. Monza è tornato. In occasione dei gol, come evidenziato, siamo scoperti di dosso sul momento fuori Giampaolo, la conclusione finalmente sul primo pallo che non ha lasciato scampo al portiere. È una partita a senso unico, davvero. L'arbitro che chiude una prima frazione assolutamente a senso unico. Spettacolo, 4-0 fino a questo momento. Le due squadre vanno a riposo dopo un primo tempo a senso unico. Dubito che le cose possano cambiare nella ripresa. Ok, ragazzi, eccoci per inizia il secondo tempo, vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Scioltezza proprio. Arrivano aggiornamenti da una delle altre partite, andiamo in studio. L'arbitro ha fischiato un calcio di rigore in favore della Samp. Quagliarella ha fallito l'occasione dal dischetto. Ha optato solo per la potenza. Il portiere ci ha messo i pugni e ha respinto. Ti resta in parità, 1-1 al minuto 47. Grazie per l'aggiornamento puntuale, come sempre. Samp, ma com'è? Okazaki. È arrivato un gol sugli altri campi, linea allo studio. È arrivata la seconda rete per l'Hellas Verona. Punteggio che ora è sul 2-1 al minuto 55. D'accordo, occasione. Vai Nando! È la sua terza rete. Vedi come segna Nando! Prego! Vedi come segna Nando! Vedi come segna bene! E ha fatto tripletta oggi Nando. Tripletta di Nando. La regia ci ripropone l'azione del gol frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Siamo tornati, raga, siamo tornati. Continua a offrire grandi quanto palloni ai compagni. Quanto abbiamo? 3 o 4 e perdiamo, però. Okazaki. Lo seguiamo il momento. Michel Ricci. Ce la facciamo a fare una chiusura, raga? Barberis. Lopez. Lampiccia, gliela in carta. E la perde. Ottimo Frattesi, recupero. Simons. E vuoto. Saranno 2 i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ah, non ci frega niente, ormai è vinto. Okazaki. Sto prendendo un gol, l'ultimo non andrebbe. Michel Rico. Eccolo qui, il segnale di chiusura e del andiamo, match. Andiamo, siamo tornati alla grandissima. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla e quando giocano così, diventano davvero difficili da fermare. E sempre c'è stanno sti lag che non capisco perché. Ok ragazzi, abbiamo vinto 5-0, abbiamo recuperato terreno, siamo a 30 punti, abbiamo superato Sampdoria, Sassuolo, Granada, siamo un punto sotto al Bologna e 6 dal Levante che a quanto pare ha perso, quindi ci abbiamo una buona occasione per riportarci in scia e tentava la conquista del primo posto. Oh, perfetto. Davidovic qui è diventato un esterno di destro. Cambia il ruolo. Io lascio equilibrato perché tanto almeno così sale su tutto. L'equilibrato. E va benissimo. Ok, un'occhiata, partite ci abbiamo. Allenamento, ci abbiamo il coso, il Benevento. Dita d'osta, regà. Questo è proprio un match da Serie A, perché pur Benevento. E c'è, che succede? No, lo stesso, poi carismatico. Vabbè, dammi la fascia Brunetto, se è necessario. Fascia Brunetto, io ci sono problemi.
Taglia la brunetta, ecco qua. Ora sono questo. La squadra sta in salute. Abbiamo la sfida col Benevento adesso. Poi l'ultima partita di questo episodio. Cioè, la giocheremo col Bologna. Due partite toste, raga. Bologna. Benevento. E poi non ci andiamo mai noi. Precampionato. Vabbè, siete che ancora deve uscire la coppa. Ok. Andiamocela a giocare qui contro il Benevento. Squadra titolare. Si è posto tutto in forma, tranne il Malbo che è mezzo morto. Facciamo una... Io un bicio Maldo. La tengo ancora anzi di peso del tutto. Dice Maldo non ne abbiamo, questi panchinari stanno a perdere tutto. Non ho mai. Evento, non posso rischiare di mettere panchinari e piano un'altra stranita. Servono i tre punti, quindi. Andiamo così. Tutti gli sguardi su questo giocatore. Per lui una tripletta nell'ultimo match. Mettere i comodi in pochi istanti e si comincia. Carica, buonasera a tutti gli amanti del grande calcio. Siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. È tutto pronto anche in cabina di commento per il giocatore Stefano Nava, come sempre con voi. Tornati. Il campionato è grande protagonista quest'oggi. Sfida che mette di fronte due protagonisti del calcio mondiale. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Piers, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Iago Falche. Male qui il difensore. Fermalo, bravissimo. Palla riconsegnata agli avversari. Attende Lopez. Ok. Buona l'idea. Vedi come segna Nando, vedi come segna Nando. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo pallo che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Mamma mia, Ciciretti fa pure ste roveghe per recuperare palloni. Maldini. Lopez in mezzo. Occhio all'avanzata. Se l'è no, Frattesi, che te sei divorato, Frattesi. Non si dà pace, perché? Sa di averla combinata grossa. Capita di sbagliare. L'arangollasso se lo faceva. Vabbè, c'è un problema. Stiamo a dominare. Lo faremo pure il 2-0. Calma e sangue freddo. Maggio. Sono sotto New Goal, vedremo se questo tiki-taka si rivelerà efficace. Mamma mia, quando parla! Legge bene la traiettoria qui. Gatto nero, vai Maldo! Occasione! Questa vedi come segna Nando! Vedi come segna Nando! Vedi come segna Nando! Vedi come segna bene! Questo gli permette di non affrettare i tempi. È tornato Nando! È Nando! È Nando! Che giocatore! Perché se l'anno prossimo sarei disposto a venderlo per Dzeko, quindi... Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Nando sarà l'eroe di questo campionato, il prossimo non so se sarà con noi. Magari possiamo ancora vendercelo bene. Kragl. Grandissimo Brunetto, con l'ignoranza. Gran palla a scavalcare la difesa. E vai con la tripletta, pallone, e vai con la tripletta, pericolo. E vai con la tripletta, tripletta, vedi come segna Nando, vedi come segna Nando, vedi come segna bene, tripletta di Nando, che vuoi che fa l'altra tripletta di Nando, ripropone l'azione del gol, frutto mostruosamente di Nando, che ha tagliato fuori tutta la difesa, ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede, attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione si... Comincia ora il secondo tempo. Brunetto. Attesa.
Intervento deciso, concede solo la touche. Ecco qua, il Messi della Serie B, Frattesi. Ovviamente il Messi della Serie B, Ciciretti, Lopez. C'è la verticalizzazione. Lopez! Ha segnato Lopez! Porca miseria, Lopez ha segnato! Avrebbe mai detto che segnava Lopez. E rivediamo ancora. Ma tutta partita dai piedi di Simons. Che giocatore sto Simons. È un grandissimo campione del nostro mondo. Solo davanti al portiere. E non ragazzi, sbagliato. Vi ricordo che l'obiettivo è arrivare in Liga Serie A. Va bene nell'Europa piccola, tipo Europa League. Soprattutto entrare in Europa che conta e tentare triplete poi. Coppa Italia, Coppa Italia, cosa la Coppa Italia spagnola. Non comunque in Liga Serie A. Stanno facendo vedere la palla. Champions League. Questi sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con questo Monza. Iago Falque. Maggio. Può metterla in mezzo. Sì, sì, continua a far fenomeno. Io ti ricordo che stai a perdere 4-0, Vuole far fenomeno, fa come te pare. Perdono qui il possesso di palla. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Occhio al corner. Fuori. Corri Simons, corri. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Vai piccolo che Simons. Occhio al pallone filtrante. Non basta, fa cazzate Maric. Gol solo sferato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, vabbè. Stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Piccolo Simon se l'hai visto, bravissimo, vai Lopez. Vai Lopez. Buona posizione. Metti in mezzo. Piove, interviene e sventa il pericolo. Tutto fermo, fuori tutto gioco. Fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava non esserci finito comunque. Ormai tu che portiamo a casa pure questa, dai con calma, tanto è finita. Roberto Insigne, stanno sbagliando poco nel possesso palla, è finita con la gioia, portiamo a casa pure questa, ragazzi, porta a casa i tre, ecco, punti. 4-0 al Benevento, tre punti ottenuti con una prova di grandissima e altra tripletta tenendo, io non so, tenendo l'idea nulla. Quando giocano così, perfetto. Ma vediamo che succede in ufficio. Ok, mezzo conto della primavera. Pensa quanta gente c'è in primavera. Però al momento non c'è nessuno degno di nota che possa esordire. Altro c'è qui. Mi ricerca in Norvegia, sta per concludersi. Vabbè, poi Velasco ne parliamo. Match con Bologna. Che c'è? Che c'è il Prince? L'hai ripreso? Prinzo, tu non devi manco dirlo, Prinzo. Tu lo sai, Prinzo, che sei il titolarissimo, quindi spero che Lopez ha preso quel punto. Zac, vai qua, ciao. Eccolo qua, Kevin Prince Boateng. È tornato Kevin. Squadra tutta al top, perfetto, i panchinari stanno bene. E c'è il ritorno di Prince, ma una cosa voglio dire, il cambio di ruolo, che punto sei? Che settimana per fare sto cambio di ruolo ancora? Aspettiamo che ti venga sto cambio di ruolo per diventare nella sinistra. Aspettiamo, tanto Prince pure tu, anche tu l'anno prossimo sai che ce lasci, i soldi tuoi, non la conferenza sta, viviamo i ragazzi.
La di quei soldi noi ci diamo un campioncino. La sarà in comienzo in la Liga Serie A. Grazie per esperare. Vedi che se la stagione è la grande, pensa di poter lottare per la promozione con la rosa a disposizione. Certo. Attendo un vero e proprio scontro al vertice con la squadra Bologna. Chi la spunterà? Vinceremo noi. Poi ovviamente quando giochiamo il nostro miglior calcio non ce l'è per nessuno. No, perché credo che la promozione Bologna abbia fatto la sua squadra. Il nostro calcio è tutt'altro che perfetto. Ha fatto una stronzata. Mi sa che ho fatto una cazzata. Speriamo di non aver distrutto la rosa. Ma non è che la rosa sia abbastanza buona. Ok. Andiamo a giocarci quest'ultima partita dell'episodio. Speriamo di portare a casa anche 3 punti contro il Bologna. C'è grande attesa per la sua prova. Ha già messo a segno 24, diversi gol in campionato. Della competizione match 46. Che seguiremo rigorosamente in diretta. Ce la farà qui Nando, segnerà 48, anche 50, raga. Garantisco, sarà. Tutto pronto? Nando, questo. Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti per questa partita. Okay. Il palio oggi 3 punti per la classifica. Match che si preannuncia davvero molto interessante. Cicilletti che non match si è fatto, di campionato anzi, che mi scordo. E me lo scordo puntualmente da metterlo nelle tattiche. Istruzioni a Nando. Mani in avanti. Speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. No! E poi da con questa è una buona punizione. Distanza favorevole. Possono mettere la freccia se sfrutteranno questo calcio di punizione. La posizione è invitante. Da acquolina in bocca. E c'è la traversa. Meno male. Bravo qui il difensore. Fuori sto pallone, raga. Fuori sto pallone. Può segnare da lì. Non riesce a bloccare. Attenzione. Oh, porco cane. Fuori sto pallone. Colpito il pallone dal difensore. Un momento di panico. Un momento di panico. Capisce tutto il difensore. Okay. Ottimo intervento. Fuori. Un momento di panico, ragazzi. Momento di panico. Troppo molle qui il difensore. Vabbè, Orsoli, Orsoli. Cerca il primo adesso palo. Poi oh, grande Aiola, sempre pronto. Senza Barilla. Problemi. Donati. Okay. Fai ripartire subito, fai ripartire. Buon pallone benissimo. Distrante. Pallone vai Cicilletti, vai Cicilletti. Cicilletti. Cicilletti, vai. Il massimo della Serie ecco B, ci penso a lui. Gara. Cicilletti. Messi della Serie B. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. No, raga, volevo chiudere. Facciamo a chiudere. L'attesa. Possesso palla per gli avversari. Oh, vabbè. Occhio all'avanzata di Bologna. C'è spazio per lui. Avvio di match scoppiettante. Non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Palla con questo gol. E l'impressione è che ne vedremo degli altri. E per come si è messa la partita c'è ancora molto da giocare. Con calma. Hanno pareggiato dunque 1-1. E fallo questo su Cicilletti, oh. Dai, manca il fallo su Cicilletti, questa è già una partita così, eh. Chiudiamoli, chiudiamoli. Avanzano, riescono a fermarlo, attenzione. Sì, però non riusciamo a fermarli. Attenzione perché è pericoloso. Stai addosso, stai addosso. È pressato, benissimo, attenzione. Antonelli. Si è parlato okay, molto nei giorni scorsi di questo giocatore. Vai, Mando, fallo partire. Ha destato una certa. Vai, Nando, vai, Nando. Viene fischiato qui con i difensori. Ovviamente lag. C'è stato un gol, sentiamo dallo studio. Prima rete del match per il Granada. Si sblocca dunque il match 1-0. Ci dice che la segna del Granada. Perfetto, ma noi che ci frega del Granada. Ma che sta pure sotto il Granada.
Oh, riusciamo a fare una cosa con calma, bravissimo, Frattesi. Gran palla. Ma se n'è andato. Palla che filtra bene. Ma se n'è andato, non vedi come segna Nanda, non vedi come segna Nanda. Grande salvataggio da parte del portiere. Come ricaccio da un gol, non vedi come segna Nanda. Davvero una parata straordinaria, come un gol. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Ma Iala, che hai fatto? Che era sta cosa? Buona qui la lettura del difensore. Medal. Palacio. Non si fanno superare, non si fanno superare. E fermiamolo, porcaccio, Giuda. Sansone. E tutti i filistei. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. E sei ribloccato. Palla in area di rigore. Suma quindi l'azione d'attacco. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida. Vai, c'è Giovinetti che l'hai visto. Vai, Gavin. Rizzo! Boateng! Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Scarica al sinistro. Kevin Prince Boateng è tornato, ragazzi, è tornato. Ci porta in vantaggio. Vabbè, si blocca. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Regalano palla agli avversari. Occhio che guadagna metri. È riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo non è un buon lavoro difensivo. Ma state zitti, Ciciretti. Donati. Frattesi. Lotta, lotta un pochino palla. Li mortacci tua. Sansone. Tutti i filistei. La mette sulla corsa del compagno. Ottimo il tocco. E vabbè, e che cazzo. Si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da un intervento maldestro del portiere. Non è riuscito ad allontanare la palla. Sulla prima conclusione. Che non ha avuto problemi. Frattesi. Una partita pazzesca il con il risultato che torna ancora una volta in parità. Llorente, lo vede. C'è spazio, occasione. Il Maldo! E il Maldo il portiere. Hanno sfruttato nel migliore dei modi il pallone recuperato in precedenza. Ottimo il pressing qui. Affanculo, finalmente. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato la trasmissione, la chance che gli è capitata, bravo. Arbitro che ferma il gioco, si chiude il primo tempo, 3-2 fin qui. Sudata fino a qui, primo ragazzi, tempo sudata fatto proprio. Davvero cose straordinarie, può giocare la ripresa con... Primo pallone di questo secondo tempo affidato al Bologna. Partita che potrebbe modificare la propria fisionomia in questa ripresa, magari con qualche cambio. Il Boa. Aldo. Pallone irraggiungibile, comodo per il portiere. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. L'arbitro assegna il fallo laterale. Iala. Parilà. Parilà, il baronetto. Attenzione a Llorente. Llorente e il Boa si capiscono e si riblocca. Si fa vedere Boateng. Attenzione a Llorente. Siamo in causa allo studio, novità importante dagli altri campi. È arrivato il terzo gol per il Granada. Risultato che ora è sul 3-0. È arrivato quando siamo terzo giunti gol al 56esimo. Per il Granada. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Maldini. Recupera la palla grazie a un botteco.
Posizione interessante, ma in offside. Lopez per Badanger che è c'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Parla. Per il mondo. E lo vede. Ha sbagliato il passaggio. Palla fa ripartire i suoi. Ok, Maldini, bravissimo. Ok, ragazzi, con calma, Barilla, con calma. Con calma che stiamo a vincere. Bruno Alves. Alvarez. Brunetto. E noi è Brunetto e basta. Efficace il possesso il palla con una serie prolungata di scambi. Possesso palla per gli avversari. L'arbitro fa cenno di aver visto. Guarda, mi sarei stupito se non mi avessi vantaggio. Guarda, mi sarei stupito. Importante. Andiamo subito in studio. Prima rete del match per il Brescia. Risultato che li vede avanti 3-1 al minuto 63. Grandissimo Brunetto. D'accordo, grazie. Poi che l'hai visto, Brunetto. Vai, Maldo! Occhio alla conclusione. Doppio vantaggio che sfuma con il suo errore. I compagni provano a consolarlo, c'è poco da dire, Pier. Se l'hai divorato qui. Palacio. Chiudilo, non te lo fa sfuggire, chiudilo. Si lascia scappare l'uomo. Bravissimo, grandissimo, qui difensore che recupera. Bravo Brunetto, con calma. Donati, no, Ciciretti, siamo scusate. In causa lo studio per gli aggiornamenti. Vai, perché ha segnato qualcuno. Di nuovo a segno. Può andare in porta. È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Cerca di bucare per il compagno. Il piccolo Simons, il piccolo Simons! Ha calciato in porta la posizione defilata. Il piccolo Simons, si deve avere la faccia da banda, bimbo, gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Pallone perso. Corri piccolo Simons, mettilo in mezzo, non c'è troccia nessuno. Azione che finisce così. Orsolini. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Ragazzi, 10 minuti, dobbiamo resistere. Grande atmosfera adesso sugli spalti. Momento chiave della pure gara contro. Per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo, visto che manca ormai poco alla fine. Ayala. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento Antonelli. Giusto. C'è bisogno di forze fresche. Parli là. Antonelli a disposizione. Lo vede il piccolo si Simons. Il piccolo Simons. Simons. E l'ha messa dentro. Sarebbe Simons. Stato davvero un peccato sprecare una ripartenza così ben organizzata. Grandissimo. Regia ci ripropone l'azione del gol. Frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta Stanley la difesa. Simons, è stato bravo Simons. Qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Si riparte sul punteggio di 4-2. Ancora 5 minuti da giocare. Nicolas Dominguez 4-2 e c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Attenzione perché solo vai Maric, mettilo in mezzo. Ha capito a chi recupera il pallone con un intervento decisivo fuori, mai all'indentro. Si giocherà ancora per 2 minuti. Dove è finita? Arriva il 3-3 la squadra 3 su 3, ragazzi, abbiamo fatto 3 su 3 alla loro. Buon pallone filtrante. Continui lag del cavolo. Montaggio, ragazzi, cercherò di sistemarlo, ma alcuni punti purtroppo vedrete sti fastidiosi lag perché ci stanno e niente, tempo dopo ogni aggiornamento, speriamo che col prossimo pensavo di vincere visto che la squadra della formazione bolognese livello della vigilia.
Abbiamo difeso molto bene, questo ha fatto la differenza. Azioni per la vittoria, come giuro, la prestazione dei suoi. La squadra ha giocato bene. Niente, il morale è in salsa proprio, e gliene può fregare di meno. Avremmo potuto vincere con più gol. Niente, non salsa né in basso né in alto. Vabbè. Ok, direi che c'è l'ufficio che Boateng ti ringrazia. E mister Zucca, il gioco fa parlare del nuovo ruolo che mi ha assegnato. Volevo farle sapere che sono disposto a tutta la squadra B, cerca di giocare con me alla sinistra se necessario. Grazie della disponibilità. Tanto ormai sei arrivato, quindi. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Ci siamo riportati in una buona posizione di classifica. Siamo secondi con 36 punti, 2 punti di vantaggio sul Granada. Ecco perché ci dicevano della partita del Granada. E 4 sul Valladolid e sul Bologna. E addirittura 5 sulla Samp. E siamo a 3 punti dal Levante. Quindi nel prossimo episodio andremo a giocare la partita con... calendario settimanale, metterlo, ecco qua, ce la vedremo con il Cadige, con il Genova in casa e poi con l'Elk in trasferta nel prossimo episodio e arriveremo a dicembre, quindi saremo quasi vicini alla chiusura dell'anno e all'inizio, quasi vicini all'inizio del mercato della prossima stagione. Ok, io direi quindi che per questo episodio io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se il video non vi è piaciuto un dislike. Ovviamente iscrivetevi al canale per fare tutto questo, ricordatevi di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Mi raccomando, nei commenti ditemi tutto quello che pensate, cosa fate da questa carriera, se avete consigli, qualsiasi cosa ditemela nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima, grazie a tutti.